è un grande immenso, ecco, non posso, va bene, qui c'è un omaggio da Vittorio, ma i due attori che ho avuto la fortuna di essere vicino, e di Mastroianni e di Gassman, e come dire, i due, non si, diciamo era amico di Mastroianni, ma non si poteva parlare seriamente, perché non erano, non si poteva dire, c'è bisogno di qualcosa, un caffè, ma tutta la gente prendono, prendono attenzione a me, adesso basta, si va a dormire, gente, c'è un boletto, sì, e dunque era un'attenzione che loro non potevano sopportare, erano come la grandezza di questi uomini, era la grandezza della felicità di vivere semplicemente, questa era la loro grandezza. Volevo parlare proprio di un personaggio che a me piace tantissimo nel deserto, proprio moltissimo, e che è, beh, naturalmente Gassman, che si può dire, insomma, ed è Giuliano Gemma, che nel deserto veramente raggiunge quelle punte di presenza fisica, di capacità di recitazione assolutamente straordinarie, delle vette che non aveva mai toccato, e quindi anche grazie a chi c'era vicino, vorrei dire, al di là del regista, ma anche a Jacques, e a Gassman, insomma, che, col quale recitava spesso e a scene memorabili con Gassman, tenendogli perfettamente testa. Naturalmente lo so che Giuliano Gemma soffriva questa, cioè era felicissimo di essere stato preso per fare un film che era diverso certamente da quello che aveva fatto fino allora, era un film di cowboy, insomma, un film d'azione, e, insomma, con testi magari più semplici da recitare, perché erano testi un po' complessi. Ma si è preso una bella rivincita un giorno, e io dico subito, premetto, che Jacques Perrin a cavallo ci va benissimo, dice, no, si incazza, ecco, dire, è vero che ci sa andare, lo dimostra nel film, è bravissimo, no? Sì, è vero, devo dire. Ma devo dire che Gemma, che ha sofferto molto, credo, il confronto con questi attori, insomma, con grande esperienza anche di teatro, un giorno si è presa una rivincita, perché c'era una scena nella quale nel cortile di Cinecittà, nella quale c'era lo stato maggiore, diciamo, della caserma tutto schierato, di fronte a un plotone che si era ribellato e non presentava le armi alla bandiera. Ed era sotto la responsabilità di Gemma, perché a un certo momento la scena va avanti e viene avvertito Gemma, il protagonista arriva a cavallo, fa un ingresso attraverso un arco, anche una curva stretta, un ingresso trionfale, va davanti a tutta la fila degli attori, no? E domanda la ragione che stava succedendo. Gemma, già questo arrivo aveva turbato gli altri cavalli, per cui tutti i cavalli sono messi a muovere, e ho visto, ho fatto una panoramica delle facce di tutti gli attori, a parte per me, che era, oddio, questa è la volta che ci buttano proprio a terra. E dopodiché, sempre la stessa inquadratura, va davanti a questo plotone, impenna il cavallo, cioè comincia a frustarli, dandogli delle vigliate, come ha preso il film, no? E poi si rigira e fa questo uccidere un fallo. Lì io penso che Giuliano ha detto, oggi è la mia giornata, praticamente mi ha fatto vedere cosa so fare. Sì, lo devo dire, le scene che avevo girato non era in seguito, c'è un momento dove il generale, che è Filippo Noè, prende la presentazione delle armi, e c'aveva dei cavalieri come me. Ma non è che era grande, c'aveva un altro attore che era peggio di me, era Laurent Terzier, e dunque c'aveva un primo piano. No, aveva visto un cavallo, Terzier, per esempio, è stato a Saint Germain Teatro e mai forse era caffè, e dunque dovevamo soltanto fare questo, con la spalla, e c'aveva Terzier, arrivavo qua, e nel campo abbastanza chiuso, e non si muove, vabbè, non si muove, ma c'è il cavallo, allora, e dunque eravamo così vicino alla quadratura, nella quadratura, e c'era il deserto che era totalmente in basso. Dunque questa è la significazione, che vado benissimo anche. È vero, è vero.